Bentrovati, tra poco l'appuntamento con l'informazione. False assunzioni, due rinvii a giudizio a Gela, imprenditore segnalato anche per calunnia. La CISL Funzione Pubblica scrive al commissario della provincia di Caltanissetta, Sirico, per conoscere il futuro dell'ente. Il comitato Santa Croce si rivolge a Papa Francesco. A tra poco. Bentrovati, nuovo appuntamento con l'informazione. False assunzioni, due rinvii a giudizio a Gela, imprenditore segnalato anche per calunnia. False assunzioni sarebbero state effettuate a Gela per evitare le sanzioni. Rinviato a giudizio un imprenditore e il direttore di un'agenzia di lavoro interinale. I dipendenti avrebbero firmato contratti fasulli. E quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, attenzioni puntate su una nota azienda agricola. Il reato ipotizzato è truffa ai danni dello Stato in concorso e falso in atti pubblici per avere tentato di eludere gli accertamenti delle fiamme gialle in materia di lavoro sommerso e sottrarsi così al pagamento delle sanzioni che erano state irrogate in occasione di un controllo. I lavoratori in nero presenti all'interno dell'azienda sarebbero stati 27. La procura ha contestato al titolare della stessa azienda anche i reati di maltrattamenti e calunnia nei confronti di uno dei lavoratori che si era coraggiosamente rifiutato di consegnare i verbali di contestazione degli illeciti amministrativi redatti dalla Guardia di Finanza durante i controlli e contenenti le dichiarazioni rese dai lavoratori in nero. Il lavoratore in questione, a seguito del suo rifiuto, sarebbe rimasto vittima di reiterati episodi di mobbing, oltre ad essere stato ingiustamente accusato di furto di una partita di pomodori e per questo motivo denunciato dal suo ex datore di lavoro e successivamente licenziato. Droga, sequestrati 42 grammi di eroina, servizi di controllo dei carabinieri a Canicattì. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Canicattì, durante un servizio di controllo nel quartiere Borgalino, hanno trovato due involucri contenenti droga, precisamente 42 grammi di eroina, occultata sotto le lamiere di una recinzione. Lo stupefacente si presentava già suddiviso in 25 dosi, per complessivi 7 grammi. I restanti costituivano un pezzo unico ancora da tagliare. Dalla droga sequestrata sarebbero state ricavate 150 dosi, presumibilmente destinate all'illecito mercato locale. La CISL Funzione Pubblica scrive al commissario della provincia di Caltanissetta, Raffaele Sirico, per conoscere il futuro dell'ente. Ne abbiamo parlato con il segretario generale Gianfranco Di Maria. La CISL Funzione Pubblica scrive al commissario Sirico per conoscere gli atti posti in essere in seguito alla verosimile, si legge in un documento, chiusura delle province regionali. Sì, assolutamente sì. Siamo a novembre, c'è ancora in vigore la legge che chiude al 31-12-2013 le province, non sappiamo quale sarà il destino di questo ente, non sappiamo soprattutto questo commissario, a differenza di altri, cosa ha fatto per il dopo, per il proseguo, se questo ente avrà un futuro o no. Sappiamo che in altre province, Enna compreso, si sono tutti mobilitati. Qui non sappiamo. Al momento qual è l'ipotesi più verosimile? L'ipotesi più verosimile è quella di commissariare ulteriormente, quindi una nuova proroga al commissario, seppure girano voci di corridoio, ma molto molto attendibili, che il governatore al 31-12-2013 o entro il 31-12-2013 proporrà una legge. Mi chiedo, se così dovesse essere, quando ascolterà i territori? E i territori verranno ascoltati? Voi scrivete anche per richiedere il ripristino del vecchio orario di servizio. Assolutamente sì, avevamo garantito sotto un certo aspetto al commissario Sirico che nel momento in cui ci sarebbero state le variazioni di bilancio, le somme che ancora non erano state trasferite sarebbero poi state trasferite. Lui non ci ha creduto, ci ha dato un termine che era entro il 31 agosto, termine che non è stato certamente rispettato, dopodiché ha posto in essere delle
delle misure che hanno avuto ricaduta pesante sul personale, e mi riferisco alla chiusura di pomeriggio, quindi alla soppressione di un rientro che, oltre a tagliare il buono pasto ai lavoratori, non consente all'utenza di accedere agli uffici appunto nel pomeriggio del giovedì, secondo me con grande disagio, vorrei dire anche con qualche nocumento. Caltanissetta, il Comitato Santa Croce si rivolge a Papa Francesco. Il Comitato Santa Croce scrive al Papa, perché? Scrive al Papa, ma non solo al Papa. È una lettera aperta, rivolta alle stanze del potere e alle istituzioni che hanno voce in capitolo. E questa è l'ennesima lettera che il Comitato di Quartiere rivolge alle persone che si sono dimostrate con il tempo inadempienti, perché vogliamo segnalare il degrado del centro storico. Continuamente diciamo anche che il centro storico in qualsiasi altro posto d'Italia è ben fornito, e rappresenta l'anima della città, rappresenta la memoria storica della cultura. In realtà qui a Caltanissetta non avviene nulla di tutto questo, perché c'è un degrado incredibile, abbandonato a se stesso, interi rioni sono sventrati, abbandonati, sporchi, anche le forze dell'ordine fanno fatica a mantenere, diciamo, il controllo. Il problema non è solo della presenza massiccia di extracomunitari, ecco, questo noi vogliamo sottolinearlo. Gli extracomunitari hanno solo aggravato una situazione che di per sé è abbandonica già da tempo. Mancano i servizi, manca una posta, manca un servizio ambulatoriale che è concentrato nella parte nuova della città. In realtà quello che noi vogliamo dire è che la città di Caltanissetta è divisa in due: una parte in cui ci sono i servizi eccetera eccetera, l'altra parte in realtà in cui c'è un abbandono totale, e questo si vede e si aggrava ogni giorno di più. Nella lettera avete scritto: ci sentiamo più uguali degli altri. Sì, perché noi riteniamo che, credo, questo degrado, questa situazione, a cosa ci può portare? Se già gli extracomunitari, i nostri profughi che arrivano in questa città, scappano da zone, dalla loro zona natia, per cosa? Perché non si ritrovano più, perché hanno la necessità di vivere. E allora noi diciamo, in una città che si dice che fa parte dell'Europa, dell'evoluzione, si possono questi quartieri continuare a vivere così? Questa è la dimostrazione di ciò che noi quest'anno abbiamo fatto. Abbiamo fatto circa una settantina di richieste sulla normalità del vivere civile. Purtroppo non abbiamo avuto risposte, ma noi non diamo la colpa solo all'amministrazione campese, la diamo alla politica a 360 gradi, perché riteniamo, e c'è un punto di ben preciso, che la perimetrazione del centro storico, che è un esempio, non è stata voluta da tutti i componenti della politica. Questo quartiere è da 20 anni che ormai va in degrado continuo, e credo che si siano cambiate diverse amministrazioni di diversi colori politici, ma purtroppo va sempre più a declinarsi. Cosa possono fare gli abitanti del quartiere? Gli abitanti del quartiere possono in qualche modo far sentire la loro voce, perché ci sono bambini, perché i bambini devono essere, i bambini, gli anziani, gli adulti, insomma tutti quanti devono essere sensibilizzati che ci sono dei diritti, pagano le tasse, per cui loro hanno dei diritti come hanno anche dei doveri, e far sentire la loro voce a chi sta nelle case, nei palazzi del potere, per poter ottenere dei servizi, che non è un regalo, è un diritto che queste persone hanno. C'è la pubblicità, a tra poco per la seconda parte.
Detenzione di animali di specie protetta, segnalato un 39enne a Favara. A Favara i carabinieri coadiuvati da personale del Corpo Forestale e medici dell'ASP di Agrigento hanno effettuato un controllo presso un'abitazione privata di campagna di contrada Fontana degli Angeli, in uso a due favaresi, padre e figlio. Rilevata la presenza di diversi animali allevati in pessime condizioni igienico-sanitarie e appartenenti a specie protette. In particolare 32 esemplari di cardellino selvatico, 16 di verzellino, un merlo, una poiana, 4 parrocchetti dal groppone, un esemplare impagliato di pitone della lunghezza di circa 3 metri, 11 reti e arnesi ritenuti mezzi vietati, idonei per la cattura di volatili in natura. Gli animali sono stati posti sotto sequestro. Il proprietario, un 39enne, è stato segnalato all'autorità giudiziaria. Centri storici e territori urbani. Iniziativa di Green Italia, parla Leandro Ianni. Green Italia punta l'attenzione sui centri storici. Come sta il nostro? Sicuramente non sta messo bene, nel senso che dagli anni 50 ad oggi non è stato fatto alcun intervento di recupero rilevante, insomma solo interventi minimi, e quindi l'80% del tessuto del centro storico di Caltanissetta possiamo dire che è in disfacimento, insomma, oppure in condizioni sicuramente rischiose, insomma non buone. Quali sono le zone maggiormente a rischio? Il quartiere Provvidenza sicuramente. Tra l'altro è uno dei quartieri più belli, un quartiere del 500, ed è il quartiere a maggiore rischio, perché ci sono sicuramente parecchi edifici in condizioni non buone. Come si può recuperare? Il centro storico si dovrebbe recuperare con un progetto organico di riqualificazione, insomma facendo un ragionamento sull'intera città. Quindi non partendo appunto da quelle che sono le cosiddette periferie e cercando di, quindi l'espansione verso l'esterno, cercando di recuperare invece una dimensione centrale abitativa che si è persa negli anni, e quindi recuperando il centro storico. Dopodiché intervenire attraverso interventi di recupero, restauro, insomma riqualificazione all'interno senza alterare il tessuto storico. Insomma. È previsto anche un incontro prossimamente? Sì, domenica saremo alla cripta della cattedrale dalle 10 in poi di mattina, saranno presenti ambientalisti, storici dell'arte, politici, insomma intellettuali su questo tema del centro storico, ma non solo dei centri, anche dei territori urbani, quindi il tema della città. Parliamo del territorio urbano, come lo vede Leandro Ianni? Ma siamo a Caltanissetta, noi nisseni siamo sempre molto critici nei confronti di questa città. Devo ammettere che questa città ancora è una bella città, nel senso che ha delle buone possibilità di vivibilità. Ancora ci sono parecchie aree verdi, però verdi così potenzialmente. Di fatto mancano i parchi urbani, pur essendoci la possibilità dei parchi urbani. L'ultimo è, diciamo, possiamo dire, il parco dell'Antenna Rai, diciamo, questo territorio, questi 12 ettari di territorio verde, diciamo su un promontorio sulla città, quindi a ridosso della città, molto bello, interessante, ma non solo quello, ci sono altri spazi, però le amministrazioni devono decidere, insomma, una volta per tutte di istituire dei parchi urbani. Med sposa al teatro Beaufremont da sabato a domenica. Una fiera per il giorno più bello, quello del matrimonio. Si terrà da sabato a domenica al teatro Beaufremont di Caltanissetta. Un'iniziativa concepita per quanti stanno programmando le nozze. Med sposa vedrà in prima linea 35 operatori del settore, tutti gravitanti nel mondo dei preparativi per il fatidico sì. Dall'abito ai fiori, dalla musica alla luna di miele, dalle foto al trucco, dall'acconciatura a tutto ciò che serve per rendere quel giorno speciale, indimenticabile. Sarà possibile visitare la fiera dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 22, ingresso gratuito. Diciamo che la fiera è il punto principale, il punto focale da cui si dispiegherà tutto il giorno più bello. È un punto di incontro per le nuove coppie, che appunto parte da qui, la prima preparazione, i primi preparativi partono proprio da qui, perché le coppie hanno la possibilità di incontrare, di individuare le
ultime tendenze, le ultime novità del mondo del wedding, incontreranno professionisti del settore migliori nel campo territoriale ed è un'iniziativa molto importante proprio perché dà la possibilità a questi futuri sposi di coronare il loro sogno più bello. Sicuramente ci vuole occhio ai particolari, ai dettagli che qui in questa location sicuramente non mancano, anzi fanno proprio da padrone. Questa è proprio una location che per la prima volta si presta a questo Med Sposa, a questa manifestazione così importante che dà tantissimo richiamo da tutte le province di Caltanissetta e dintorni. Quindi sicuramente il dettaglio, la particolarità coroneranno il sogno, il giorno più bello di questi futuri sposi. Anche questo tipo di manifestazione fatta in questo contesto, organizzata in un certo modo, fa anche il suo aspetto di natura culturale. Sì, è una nostra scelta appunto per cercare di diversificare la struttura in varie forme. Stiamo provando quest'anno, questa prima edizione del Med Sposa in collaborazione con Massimo Pastorello, appunto per vedere un po' all'interno di questa struttura cosa e come può essere utilizzata al di fuori delle sue attività classiche, sono teatrali o cinematografiche. Certo, la struttura si presta a qualcosa di particolare, che di diverso rispetto al solito, anche perché il contesto scenico già ha un suo effetto. È stata accolta in maniera favorevole dagli espositori, anche se magari all'inizio qualcuno aveva qualche tipo di titubanza, soprattutto relativo all'accesso al centro, con le problematiche di parcheggio, scarico e quant'altro. Però devo dire che da questo punto di vista stiamo cercando di organizzarci in maniera... stiamo organizzando, l'amministrazione dovrebbe mettere a disposizione il parcheggio delle vie Medaglie d'Oro, aperto anche fino a tarda serata, per metterlo a disposizione appunto di coloro che vogliono venire in serata a visitare questa manifestazione, e quindi tutto sta procedendo secondo i programmi e per il verso giusto. Sabato, nuovo appuntamento con Primo Piano, ospite il vicepresidente di Confcommercio Caltanissetta, Massimo Mancuso. Sabato alle 14.20 su TCS Primo Piano, le notizie e gli eventi più importanti della settimana. Ospite in studio il vicepresidente della Confcommercio Nissena, Massimo Mancuso. Attenzioni puntate sulla realtà del commercio a Caltanissetta nel suo Interland e sull'apertura domenicale, un tema che ha creato notevoli spaccature nella categoria. Durante l'edizione del rotocalco, spazio anche alle possibilità di rilancio dell'economia nel cuore della Sicilia. Oggi uno degli elementi fondamentali è il turismo. Il turismo è, penso, la leva che potrebbe rigenerare e dare un po' di linfa alle nostre attività e alle nostre future attività. Confcommercio sta lavorando a un progetto importante, vuole rilanciare l'ente fiere all'interno del centro Sicilia, perché oggi l'unica struttura che porta fiere a livello internazionale, fiere importanti, è solo su Catania, dove Catania comunque la Confcommercio è presente e cerca di portare un indotto non indifferente. Un altro progetto che la Confcommercio sta portando avanti è la possibilità di poter, insieme all'alberghiera, è un progetto che stiamo portando insieme al presidente della FIPE, di poter portare l'eccellenza del gusto su Caltanissetta. Un altro elemento, con i giovani uscendo dall'alberghiera, poter continuare gli studi sul territorio e poter mantenere sempre sul territorio persone di un certo rilievo nel mondo del gusto. Ritorno per il rilancio del turismo. Il rilancio del turismo perché? Perché il nostro territorio è fatto di bellezze. Caltanissetta, non ci scordiamo, che lo dicevo anche in precedenza, ha delle chiese bellissime, un bellissimo museo. Si mangia bene, perché comunque abbiamo delle cose nostre che potrebbero essere riportate in tutto il mondo. Lo stesso pane. Penso che il pane nostro in Istria è uno dei migliori pani che c'è sul territorio, che molti non conoscono. E più che mai io esorto tutti i sindacati, tutte le persone che fanno parte del terziario, perché non scordiamoci che oggi il territorio non è fatto soltanto di persone impiegate, perché Caltanissetta ormai è diventato un dormitorio per di persone che sono impiegate, le attività vanno a diminuire e a morire, e queste attività che credono sul territorio devono cercare di crescere. Se si riescono a mettere insieme gli albergatori, le proposte turistiche, oggi possono essere un elemento per poter ridare linfa e vita al territorio.
È tutto, vi lascio alla rubrica Salute e Benessere, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.